Welcome back da Max Black, siamo su FIFA 20, un nuovo squad builder assurdo. Io vi invito prima di cominciare a iscrivervi al canale e a lasciare almeno 15 like, quindi subito spolliciate adesso per questa squadra che aiuterà anche le persone che non sono abbastanza abili a FIFA a diventarlo. È una squadra che dà sicurezza e che soprattutto vi darà quella abilità sulle fasce di crossare e segnare con dei gol di testa, andare in profondità, vi farà fare tutto e quindi sarete al vostro agio in qualsiasi situazione. Cominciamo subito, come portiere andiamo a mettere Neuer, perché è un super portiere e noi i super portieri li usiamo perché voglio che questa squadra sia veramente fortissima. Non ha bisogno di presentazioni Neuer, uno dei portieri più forti di FIFA. Mettiamo come centrale difensivo a destra Hummels, che ho già usato in qualche formazione e devo dire che ho scoperto un giocatore assurdo, fortissimo, mi è piaciuto un sacco e quindi proprio per la sua abilità, soprattutto nei passaggi 76, molto bravo nel fraseggio, e questa difesa 89, poi non costa tanto, giocatore totalmente affidabile, veramente veramente un ottimo giocatore. Come centrale usiamo un giocatore che non usavamo da un pochettino di tempo, che è Akanji, che non lo usavamo da un po', lo usiamo sempre versione oro, costa poco, l'avevo usato in una vecchia formazione ibrida, se andatevela a vedere qualche tempo fa, è un mix per fare anche un po' di intesa col difensore centrale e non andare a sforare dei costi estremi. Ha difesa 83, fisico 80, direttamente dal Borussia Dortmund, quindi ha grande intesa con Hummels, ha questa velocità 78 che è ottima e poi dal punto di vista fisico difensivo è stra ottimo, quindi ve lo consiglio assolutamente. Come terzino destro un giocatore che non ho mai usato nelle ibride, però che uso ancora oggi costantemente su FIFA, è João Cancelo. Lo usiamo sempre versione normale, è un giocatore straordinario a FIFA, velocità 90, dribbling 84, difesa 78, passaggio ben 80, quindi è veramente un ottimo anche crossatore e passatore. È un giocatore che consiglio molto a chiunque ha bisogno di un terzino e soprattutto si fa o un'ibrida con le squadre inglesi o una squadra inglese completa. Usate sempre questo perché è veramente un giocatore eccezionale. Terzino sinistro, un giocatore invece che non ho mai usato, che è Tagliafico, che è un ottimo terzino di spinta, velocità 81, difesa 80, fisico 81, è un giocatore abbastanza definirei affidabile, gioca nell'Ajax, non fa intesa ma adesso andate a vedere, affidabile sia in difesa che in attacco, bravo anche discreto nei passaggi, ma soprattutto l'affidabilità è quello che me l'ha fatto scegliere, perché bisogna avere comunque, per avere questa squadra, sicurezza di fare il risultato, deve essere una squadra che ha affidabilità prima di tutto. Davanti alla difesa un altro giocatore che abbiamo usato e che ci dà affidabilità dal punto di vista difensivo, che è Witzel, che è buono per tutte le squadre, veramente un giocatore ottimo in questo FIFA e che mi piace moltissimo utilizzare, molto equilibrato e che aiuta tantissimo la difesa, me lo diceva anche un ragazzo dei commenti, quindi io leggo tutti i commenti, mi raccomando commentate e ditemi quello che ne pensate e datemi anche dei consigli perché magari voi sapete qualche consiglio in più. Questo qui ne parlavo con un ragazzo nei commenti e mi diceva proprio che usare Witzel in questa posizione dà grandissimo equilibrio alla squadra, il che è vero e per questo l'ho usato in tante ibride e in tante formazioni e lo uso costantemente. Grandissimo giocatore Witzel in questo FIFA. Qui andremo a mettere, cominciamo con la seconda punta trequartista, mettere Insigne, che è un giocatore che uso sempre, che comunque non ha bisogno di presentazione, è un giocatore eccezionale veramente Insigne in questo FIFA, per questo dribbling 91 e velocità 89, fantastico, e passaggio 85 da tenere in considerazione, per questo lo sto usando, che qui giocheremo anche molto per il centravanti, che sarà una sorpresa. A sinistra come seconda punta trequartista andremo a usare Mertens, che comunque
qui, come ho già detto nello scorso video e negli altri video, è credo uno dei giocatori più forti che ci sono a FIFA per adesso. Mertens è assolutamente pazzesco, perché ha velocità 88, il tiro fortissimo 83, passaggio 80, dribbling 90, è un giocatore veramente eccezionale e che a me piace tantissimo, veramente un giocatore pazzesco. E poi come centravanti, mi sto lasciando le ali per l'ultima perché sono lì la vera sorpresa di questa formazione, come centrale d'attacco usiamo Milik. Lo mettiamo versione Champions League, proprio perché ci piace. Tiro 85, molto forte, molto molto di testa, e quindi adesso useremo queste due ali che adesso vi faccio vedere. Attaccante completo, non ci serve la velocità perché deve essere un attaccante che gioca dentro l'area e che dà il tocco finale, quindi usiamo Milik, tiro 85, vi ho detto tutto, grandissimo goleador, fa tantissimi gol. Soprattutto se mettiamo questa squadra che gioca tutta per lui. E adesso qui la sorpresona, come esterno alto a destra andiamo a mettere Mahrez. Veramente un giocatore assurdo. E mettiamo questo IF, che è uscito credo da pochissimo. Velocità 87, dribbling 83, passaggio 83, dribbling 91. E devo dire un giocatore un po' simile a Mertens, un po' più alto, però questo tiro 83, passaggio 83 vi permetterà di fare dei cross pazzeschi per Milik, che è forte di testa, ha il tiro pazzesco ed è fortissimo a giocare dentro l'area, quindi è una squadra costruita per segnare da dentro l'area o per tirare da fuori. Infatti Mahrez ha anche tiro 83, abbiamo Insigne che ha un buon tiro e soprattutto abbiamo anche Mertens. Come altra ala invece a sinistra, qui abbiamo un'altra sorpresa ancora, però è un giocatore che già abbiamo usato in un'altra formazione e che ci ha stupito, che è Promes. E lo mettiamo sempre IF, perché Promes IF è una cosa di un buggato e di una potenza fortissima. 92 di velocità, tiro 82, passaggio 82, dribbling 84. Che come nello scorso video dove ho usato Promes, vi ricordo che Promes veramente come giocatore nella vita reale non ha tutto questo gran tiro. Però a FIFA questa versione IF l'hanno fatto col tiro 82 ed è pazzesco. Ha una velocità, una capacità di passare il pallone, di dribblare l'uomo pazzesca. Quindi questa è la formazione, 290.000 su PS4, 281.000 su Xbox One, 314.000 su PC. Lasciate almeno 15 like, iscrivetevi al canale, con questa formazione spaccherete tutto, mi raccomando. Ci vediamo prossimamente con un prossimo video da Max Black. Ciao a tutti e a presto!